riuscite a considerarla. Mi fa piacere essere qua, vedo tanti volti nuovi che negli altri anni non c'erano, è segno della vitalità anche del Beppi Bergen, del Beppi Bergen Fan Club. Siamo in 153 quest'oggi, secondo i dati ufficiali, 154 elaborati dalla Jägerhaus, siamo in 154. Buon appetito ovviamente a tutti. Cosa faremo oggi? Diverse cose, sono già passato prima tra i tavoli a chiedere se qualcuno voleva partecipare al karaoke, ho già raccolto le iscrizioni, quindi dopo il pranzo vi cimenterete nel karaoke delle canzoni da Beppi. Abbiamo anche la tombola con un sacco di premi, ovviamente sia appartenenti al mondo di Beppi e The Prismas, ma anche no, quindi comunque potete andare a casa con un bel ricordo di questa giornata. Partirei dall'asta, perché Beppi ha messo all'asta il suo super cappello Stefan, che vedete qua. Mi dicono fonti ben informate, arriva direttamente dagli Stati Uniti, mi sembra di essere una telemarca, arriva direttamente dagli Stati Uniti ed è insomma una delle marche più conosciute, più rinomate nel mondo della cappelleria. Cappello usato in tantissimi concerti di Beppi and the Prismas e anche nelle varie foto ufficiali, ad esempio quella sul Pagher, ad esempio quella sul Sicar, giusto? Bene, detto bene? Insomma, quindi comunque un bellissimo ricordo. Il ricavato dell'asta andrà a favore delle casse del Beppi Bergen. Allora, due parole veloci prima di andare oltre, anche perché altrimenti poi il pomeriggio diventa troppo lungo e quindi meglio stringere. Voglio ringraziarvi tutti per essere venuti a questa quarta Beppi Maiada. Perché quarta e non terza? Perché effettivamente la prima Beppi Maiada era stata fatta al ristorante, mi pare, Descovado forse, a Tribolina di Scanzolosciate, eravamo 40 persone, però quello è stato il momento in cui si è deciso che poi ci sarebbe stato un appuntamento culinario annuale e quindi quella è stata la prima Beppi Maiada, quindi questa è la quarta. Non so se è la più numerosa, sicuramente è una delle più numerose. Mi pare di poter dire che è una delle meglio riuscite, visto che la sala è piena, le adesioni sono state tante e mi sembra che alla fine insomma ci si sia anche trovati abbastanza bene. Voglio ringraziare quelli che si sono dati parecchio da fare per questa cosa, soprattutto Diego Jäger, che è questo signore del 2009. I progetti che riguardano Beppi and the Prismas sono inizialmente la raccolta che uscirà con l'Eco di Bergamo, io credo il 6 marzo, non è ancora una data confermata, però si parla del 6 marzo, se non sarà il 6 sarà il 7, però insomma siamo lì intorno, comunicherò via internet. È una raccolta che a voi, vabbè, insomma si sa, serve fino a un certo punto, perché buona parte di quello che c'è dentro sono cose che già avete, però c'è un brano completamente inedito, ci sono altre cosette che non sono mai finite su CD precedenti, quindi un motivo per acquistarlo c'è anche per chi ha tutto. Costa 6,90 euro, quindi non è una grande spesa. Chiaramente è una raccolta fatta più per i fans che conoscono il Beppi, sì e no, però anche tutti gli altri insomma lo possono comprare, qualcosina che non ha mesi, perché i cambiamenti ci sono sempre stati in Beppi and the Prismas. Se voi avete presente il Beppi, pochi di voi c'erano nel 2005, e pensate al Beppi della fine del 2008, c'è già una differenza abissale. Chiaramente ogni qualvolta noi facciamo un piccolo cambio di rotta, qualche fan lo perdiamo, qualche fan per fortuna lo guadagniamo. Il Beppi di Beppi Jouet piaceva a un determinato tipo di pubblico, il Beppi di Passe Jo piace a un altro pubblico,
tra il primo e il secondo ci sono tante fasce intermedie, ma non è detto che queste fasce vanno d'accordo una con l'altra. Però è proprio nella mia natura prendermi questi rischi, non sono mai la parrucca, l'otto voltai non la metterò più. C'è stato chi ha mugugnato, c'è stato chi ha detto il Beppi non è più quel Beppi, c'è stato chi ha detto il Beppi non mi piace più. So che ci sono queste persone, conto che tutte le altre comunque continuino a seguirmi e conto magari, perché no, di conquistarmi la simpatia di chi fino ad oggi non ce l'ha avuta. Fino adesso mi è andata bene, posso anche sbagliare, non sono perfetto, magari questo 2009 farò dei cambiamenti che alla gente non piaceranno e si registrerà un calo, vorrà dire che ne terrò presente e andrò avanti, però rischieremo e cambieremo e vediamo come andiamo. La cosa importante è che speriamo ci sia ancora il sostegno dei Beppi fans, perché non è un ringraziamento così retorico quello che voglio fare, è un ringraziamento vero. Perché? Perché gli organizzatori delle feste conoscono il Beppi e conoscono i Prismas, ma vi assicuro che conoscono anche i Beppi fans, perché un sacco di gente nel momento in cui mi chiama, quando mi dice come potrà andare la festa, mi dicono però ma di che dentro sta tire tre tance. Quindi sanno che dove c'è il Beppi c'è comunque un pacchetto fisso di fans che c'è sempre, anche quando il grandina, anche quando le sue grosse a sé, 200, 300 i yeah. E questo per loro è una garanzia. E chiaramente se questa garanzia giova anche a Beppi and the Prismas, e io fin quando ci saranno i Beppi fans, lunga vita i Beppi fans e viva i Beppi fans. Vi lascio con la tombola condotta dal... e 85, perfetto, ci sono tutti, la cinquina è tua e quello è il premio della Divi. Un applauso! Numero 83! Della tele, i tipi evoluti della città, i gatti va bene, ma c'è che se vuoi far, perché ti porta il culo di quota, lo che vogliamo no, la legge della TV le sarà, questa patente no, dal Montalba, dal Montalba, mi resta il Bergamo. Dal Montal Bas, Mastrina dal Gas, Remigio l'Espe non dà il gas, serve la massa, ma l'ospite dolci il tuo organismo e ne cade in casa, e a pensare a vela e ne menona con pedan, e la valete in verità. Kentucky e a cantarla sono un super gruppo. Iris, Ivana.